Già la vedo lì pronta. Questa sera, ragazzi, parliamo di politica. Parliamo di politica, lo facciamo in compagnia di una deputata del Movimento 5 Stelle, Rina De Lorenzo, già pronta all'antivirus. Ben trovata. Buonasera, buonasera a lei e buonasera a chi ci vede e ci ascolta. Allora, io direi di partire col rappresentare un po' ciò che sta avvenendo, no? All'interno del Parlamento, quello che ascoltiamo anche sovente dalle trasmissioni televisive. Un momento molto critico. C'è di mezzo l'Europa, naturalmente, che dovrebbe cercare di aiutarci in qualche misura, soprattutto dal punto di vista economico, ma sostanzialmente direi di soffermarci un po' su quella che è la gestione anche tra i partiti. Che cosa sta avvenendo all'interno del Parlamento? Quali sono i rapporti tra i vari schieramenti? Davanti ai nostri occhi le immagini e i numeri che scorrono inesorabili, che indicano la conta dei morti e dei contagiati, ma abbiamo anche problemi che sono legati al tema del lavoro. E io, in qualità di componente della Commissione Lavoro, ho con i colleghi e del Movimento 5 Stelle e degli altri partiti di maggioranza, ho affrontato insieme a loro appunto tutte le tematiche che riguardavano il lavoro. Ecco, dal punto di vista proprio del lavoro pubblico e privato, quali saranno i cambiamenti in vista di questa fase 2? Quali sono le prospettive lavorative a breve e medio termine? Perché ovviamente adesso bisogna parlare di istantaneità, non c'è più tempo di aspettare, molte persone sono insomma ridotte sul lastrico, la situazione è difficile, ormai è più di un mese che siamo qui in quarantena. Io posso dirle che gli strumenti a sostegno del reddito del lavoro che sono stati messi in campo dal governo e quindi dal Parlamento sono strumenti che rivestono il carattere dell'eccezionalità. Lei consideri che un numero che si gira intorno a 11 milioni di lavoratori hanno chiesto un sostegno economico. E di questi 11 milioni, circa 8 milioni di lavoratori lo hanno già ottenuto attraverso strumenti più variegati. Cioè, lei ci sta dicendo che molti dei lavoratori hanno già ottenuto delle sovvenzioni economiche che possano in qualche maniera tamponare la situazione di crisi. Che certamente non sono in grado di tamponare quelle che sono le perdite effettive, reali, ma che rappresentano misure straordinarie di intervento volte poi a evitare situazioni ben più gravi di quelle che avrebbero potuto verificarsi. Io mi riferisco per esempio al bonus di 600 euro per gli autonomi e i professionisti. Nel prossimo decreto questo importo aumenterà di 200 euro e quindi arriveremo a 800 euro con un nuovo investimento di 7 miliardi. E poi penso per esempio agli interventi sugli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione ordinaria, ma anche quella in deroga. E poi ancora voglio ricordare che per le imprese lo Stato ha garantito le imprese che facciano richiesta di liquidità fino a un importo massimo di 25.000 euro e l'importo è interamente garantito da loro. Senta, quanto c'è da aspettare perché questa fase 2 veda la luce anche dal punto di vista economico, no? Abbiamo detto ci sono delle misure in campo, ma ancora stiamo aspettando dei soldi, per esempio, per la cassa integrazione. Ovviamente tanta gente ha perso il lavoro, per dirla così, in soldoni. Sono dettati non già dalla politica, ma dall'andamento epidemiologico del Certo, contagio. questo sì. Non è possibile allo Stato fare previsioni a lunga distanza. Il rischio è quello di vedere scorrere sotto i nostri occhi i numeri di contagiati e ahimè di morti che non vorremmo più sentire. Questa immissione di liquidità che ci dovrebbe essere, ancora gli imprenditori non hanno visto soldi, non hanno visto moneta liquida adesso sul mercato del lavoro.
Ecco, quanto bisognerà aspettare? C'è la possibilità di mettere in campo delle risorse maggiori da questo punto di vista? Guardi, la politica non è una scienza perfetta, non è una matematica dove i conti vengono presto fatti. La politica risente di problemi che erano già presenti sul nostro territorio, all'interno del nostro paese, e che probabilmente questa pandemia ha reso ancora più acuti. L'impegno da parte del governo e da parte del legislatore è un impegno costante ed è un impegno volto a sostenere i lavoratori, a sostenere le famiglie, a sostenere le imprese. La volontà è certamente innegabile, però naturalmente gli imprenditori si chiedono quali saranno, se ci saranno i tempi nei quali l'Italia metterà a disposizione delle risorse meramente economiche per il mercato del lavoro. Quanto tempo ci vorrà? Ci sono questi soldi? Quanti soldi ci sono? Intanto ci sono già quelli che sono già stati messi a disposizione con i precedenti decreti. Nel prossimo decreto troveremo e abbiamo già trovato nuovi fondi per nuovi investimenti. Senta, l'Europa che responsabilità ha in questo senso? Guardi, l'Europa è un luogo all'interno del quale una realtà che ha un significato al momento di natura economica. Un'Europa politica, così come la intesero i fondatori, non esiste ancora. E quindi è corretto ritenere che l'intervento dell'Europa a sostegno dei paesi membri debba essere un intervento incisivo, perché altrimenti non ha senso più lo stare in Europa. Questa fase 2 che ormai è praticamente quasi iniziata, insomma ci siamo quasi, che cosa cambierà sempre dal punto di vista, ecco, dell'occupazione, del lavoro? Occorre considerare che tutta la normativa attuale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, penso per esempio al testo unico, l'81-2008, sulla sicurezza, va rivisto, va revisionato e va aggiornato. Onorevole, mi offre lo spunto per un'ulteriore domanda. Ha parlato di innovazione. È naturale che stiamo facendo fronte a una nuova epoca, nella quale molto probabilmente, almeno per i prossimi tempi, anche abbastanza dilatati, dovremmo abituarci a lavorare da casa, a farlo attraverso il web, in smart working, no? Come stiamo chiamando in questi giorni. Ci sono, il Movimento 5 Stelle in particolare prevede, sta lavorando a delle misure che ci consentano di raggiungere gli stessi o quasi risultati attraverso una trasformazione del mondo del lavoro. Penso anche, per esempio, al mondo della formazione, all'istruzione, ma in particolare al fatto di produrre proprio attraverso le nuove tecnologie di massa. Guardi, smart working è la vera sfida ed è lo strumento attraverso il quale possiamo definire, delineare, disegnare una nuova visione del lavoro futuro Speriamo che includa rispetto anche i alla. ragazzi questa volta, questa nuova visione, no? Sì, è una sfida che il Movimento 5 Stelle e il governo hanno accettato, perché lo smart working, laddove è stato possibile nel corso di del lockdown, è stato utilizzato, viene utilizzato. Ora si tratta di prevedere e di creare una normativa, se no, solida, che disciplini il lavoro agile, non solo il lavoro da casa, perché c'è un vuoto normativo al momento. Grazie, grazie di cuore. Allora, all'onorevole Rina De Lorenzo per essere stata in nostra compagnia, per essere stata in compagnia dell'antivirus. Grazie ancora, ci risentiamo. Grazie a lei, Buona ci risentiamo serata. magari per una nuova occasione per incontrare anche imprenditori o comunque personaggi del mondo della società.
Grazie ancora e noi ci rivediamo alla prossima puntata dell'Antivirus.